Allora, questo è un video per mostrare a tutti le spiagge della Riviera Adriatica, le spiagge libere. Allora, questa è una spiaggia, siamo a settembre, fine stagione, che ha ospitato migliaia di turisti bagnanti al giorno con famiglie, bambini, eccetera. E la spiaggia si presenta con dei cestini che vengono usati, vengono divelti, e questo è stato usato per fare la graticola. Ce l'hanno proprio aperto, adesso qui l'hanno appena risistemato dei ragazzi volontari che raccoglievano l'immondizia che c'è in giro per la spiaggia. Spiaggia che è, secondo me, totalmente abbandonata dallo Stato, dal Comune, lasciata al degrado più totale. Allora, guardando, osservando bene, come magari non fanno altri, vedremo che sotto i mosconi c'è di tutto, sotto i pedalò c'è di tutto. Fino ad arrivare nelle collinette che vengono, diciamo, trasformate in abitazioni anche magari di una notte. E tutto l'immondezzaio possibile e immaginario viene lasciato qui a marcire completamente. Qui vediamo di tutto, adesso non mi voglio addentrare troppo perché mi fa veramente schifo. Comunque è chiaro che questa non è gente che viene qui a fare spiaggia, ma che ha cercato di fare una baracca che poi hanno buttato giù, lasciando tutto l'immondezzaio possibile e immaginario che nessuno viene a raccogliere. Vediamo poi anche spazzolini, ecco, insomma, bottiglie di tutti i generi, cartoni della pizza. Insomma, vengono qui e cercano un riparo per la notte dopo tutto il lavoro magari fatto per la spiaggia, eh? Quindi abbiamo già capito chi sono queste persone che lasciano tutta questa immondizia. Vengono nel nostro paese, fanno dei lavori nero nelle spiagge. Vediamo, guardate, colline, le dune sono talmente preziose per noi che loro cosa lasciano? Bottiglie di vino di tutti i colori. Poi in questa casetta improvvisata possiamo trovare anche, ecco, vedete, qui è un'altra angolazione, possiamo trovare anche il bagno. Bisogna anche stare attenti a camminare, perché io ho visto anche siringhe, vetri. Ecco, qui c'è il bagno, vedete, questo è il water con una bella cagata, altre bottiglie, c'è di tutto. Adesso questi magari potrebbero anche essere turisti, perché c'è un bel Tampax lasciato lì. Adesso non penso che chi vende sulle spiagge usi il Tampax. Comunque è l'immondezzaio più totale. Anche qua uno pensa, ma dai, è finito, c'è una bella riserva, una laguna dietro la spiaggia, e invece no, guardate, cartacce dappertutto, altre merde, l'immondezzaio più totale, guarda, bottiglie ovunque, guarda, perdita d'occhio. Io mi chiedo dove sia lo Stato e dove sia finita l'educazione della gente. Adesso proviamo ad andare ancora avanti. Qua è la prima volta che ci passo, eh? Provo ad andare a caso. Ecco, qua c'è un'altra bella coperta. Adesso è l'Italia dei profughi. Guardate qua. Altri belli stronzi. E guardate che bel... in che bel posto siamo, e purtroppo viene distrutto da queste belle persone.
E come si dice, dolcis in fundo? Dolcis in fundo. Addirittura nella sabbia le pile, delle belle pile stilo, buttate lì, chi se ne frega e tanti saluti. Mondizia da tutte le parti. E anche qui uno dice: che bel paesaggio naturale. Sì, paesaggio naturale. Poi uno si imbatte di nuovo in questi bei cespuglioni, graticola ricavata dall'immondizia, dal cestino. E qua sembra la discarica abusiva, non so, di non so quale posto. Ecco, qua vediamo una panca improvvisata. Immondizia ovunque. Adesso non mi addentro ancora perché è uno schifo più totale. Questi cespugli che vengono scambiati per abitazioni temporanee. Io mi chiedo, questa gente al loro paese se faccia così, o peggio, perché è veramente un'inciviltà. E poi anche se lo Stato, i comuni possono fare qualcosa se si accorgono